Un raggio rosso di un sole maturo prossimo a tramontare filtra nella finestrella e inonda Frate Michele. Ora la casa è leggermente più fresca. Pietro osserva il frate, raccolto in meditazione, inginocchiato sul materasso rivolto contro il muro, volgendo le spalle al suo ospite. Ha interrotto la loro conversazione per fare le sue preghiere, intimando a Pietro di non muoversi, di rimanere lì e aspettare. Pensa. Gli ha detto prima di voltarsi in ginocchio verso il muro. Pensa se ti riesce. E questa bellissima serata pesciotta con la magia della musica e le parole di Ettore Bassi. Sì, le parole per fortuna non sono mie, ma sono di questo libro che leggeremo, insomma, in alcuni passi. È un giallo, è una storia divertente, non c'è un motivo particolare per cui leggiamo questo, ma è semplicemente perché l'obiettivo è quello di portare, condurre il pubblico per mano in un'esperienza di lettura condivisa, di lettura diffusa, come mi piace dire, nel senso che la lettura è solitamente un'abitudine solitaria. Noi stasera vogliamo fare questo esperimento, ci aiuta ovviamente la musica che è qualcosa che aiuta sempre, c'è questo magnifico mini gruppo di tre musicisti che ci accompagnano e quindi sono molto contento di essere nell'ambito di un festival musicale quasi clandestino, entrando in punta di piedi a fare qualcosa di un po' diverso. Quanto è importante leggere? Leggere è importantissimo da sempre, nel senso da quando si è piccoli, perché leggere stimola, leggere offre mondi dentro cui andare, dentro cui volare, e poi fa conoscere, e poi aiuta il linguaggio, apre la mente, aiuta a sognare, insomma, leggere è fondamentale. Nel tuo spettacolo hai interpretato un personaggio importante per il nostro territorio, Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Com'è stata l'esperienza? Beh sì, il Sindaco Pescatore è uno spettacolo al quale tengo molto, è un po' come dire, un mio cucciolo che piano piano sto facendo crescere e che sto accudendo con grande attenzione, perché è uno spettacolo di grande impatto emotivo, è uno spettacolo che ovviamente parla di una storia importante, importante per quello che ha significato, per quello che ha lasciato, per quello anche che deve ancora venire fuori, e quindi io penso che questo sia anche il compito del teatro, cioè far conoscere storie che la gente deve conoscere per quello che hanno significato.